Hanno chiuso Atlantide, uno spazio di cultura LGBT a Bologna, e pochi giorni dopo hanno chiuso la Ex-Telecom, un'occupazione abitativa che sopperiva alla mancanza di alloggi popolari in città. Entrambi sgomberi violenti effettuati dalla questura. Che cosa sta accadendo a Bologna e soprattutto che cosa sta accadendo in Italia? Perché da una parte vediamo una criminalizzazione crescente di spazi di auto-organizzazione sociale e culturale, e una criminalizzazione crescente del dissenso, che sia dissenso all'interno del partito unico del governo o dissenso all'interno di un Parlamento che si vorrebbe ridotto a mero strumento di ratifica delle decisioni dell'uomo solo al comando. Eppure dall'altra parte vediamo, soprattutto a livello europeo, una grandissima vivacità della cittadinanza attiva e dei movimenti. In paesi come la Spagna, ma non solo, una vivacità che spesso non si fa remore di concorrere e conquistare il potere politico. Ma perché quindi a Bologna chi occupa casa viene sgomberato, mentre a Barcellona chi occupa casa, Ada Colau, diventa sindaco della città più ricca di Spagna? E che cosa ci può dire questo per il contesto italiano? Ne parliamo oggi a Bologna con Stefano Bonaga, filosofo bolognese, già assessore e consigliere comunale, con Elly Schlein, eurodeputata uscita dal PD assieme a Pippo Civati, e con Gianmarco De Pieri, attivista, imprenditore, animatore dell'esperienza del TPO e di Labà, e che ci ospita oggi a casa sua. Sei processi, no, tutti assolto, però 26, cioè, ho creato tanti di quei posti di lavoro. Però è un po' questa un martire. Questa è la contraddizione di cui possiamo anche un po' parlare, perché da un lato vediamo una grande apertura a livello europeo, no? Da Syriza, e poi ne parleremo un po' più in dettaglio, a Corbyn, Labour e senz'altro questi eventi di Spagna. Però dall'altro siamo di fronte a una criminalizzazione del dissenso, laddove il dissenso non è semplicemente il dissenso radicale, ma anche un minimo scartamento da questo pensiero unico di una grande coalizione de facto che governa l'Europa di questi ultimi anni. Il fatto che noi siamo qua oggi a casa tua è anche un segno, insomma, di questi tempi. Tu magari per iniziare ci puoi dire un attimo perché siamo venuti a casa a trovarti. Beh, siete venuti qua innanzitutto perché non posso muovermi da questa casa, perché da circa un mese sono in misure restrittive della libertà con due dispositivi correnti, e i miei legali dicono che, esclusa la 'ndrangheta e la mafia, non c'è alcun altro cittadino in Emilia Romagna che abbia due dispositivi di questo tipo in essere contemporaneamente. Il primo, che contraddittori tra di loro, tra l'altro. Contraddittori tra di loro, perché per il primo io non dovrei essere qua, cioè dovrei o potrei essere in qualunque parte del mondo tranne che a Bologna, quindi un divieto di dimora che mi è stato conferito con, diciamo, un meccanismo anche teatrale importante, per il fatto che io il 18 giugno di quest'anno 2015 ho partecipato a un picchetto sociale, cioè un picchetto pubblico di difesa del diritto all'abitare di una quarantina di cittadini della nostra città, che sono stati quel giorno, 18 giugno, buttati per la strada senza aiuto delle assistenti sociali, senza alcun tipo di mediazione, punto. Fatti penalmente rilevanti, o il secondo caso, che invece è, diciamo, contraddice il divieto di dimora e mi obbliga a dimorare, quindi due dispositivi ontologicamente incompatibili, come sto citando una frase scritta del giudice di sorveglianza, ontologicamente incompatibili. È dovuto al fatto che il 18, sempre questo numero che torna, di ottobre, ho partecipato attivamente a una manifestazione di protesta contro l'occupazione del centro storico da parte di Forza Nuova, che è una struttura assolutamente antidemocratica e ben qualificata dentro la destra sociale. A seguito di quella partecipazione sono stato imputato delle peggio cose e in questo momento sono in obbligo in arresti domiciliari. In realtà, questo per fare un passo in più, credo che questa attitudine a contenere, a limitare, a reprimere sia un po' più diffusa, no? A Bologna e un po' in generale in Italia, cioè vi è la tendenza da parte dei poteri, dei territori a limitare la possibilità che la società contratti, organizzi, prenda spazio laddove proprio questi poteri creano molto.
Ma questo perché di pochi giorni fa lo sgombero di Atlantide, che è un altro spazio storico di Bologna, non è una novità, sono anni che spazi di autogestione a partire dal Teatro Valle 2 anni fa vengono sgomberati e vengono chiusi, non soltanto a Bologna, a livello italiano. Perché fa così paura questa auto-organizzazione, questa autogestione, questa cultura libera dal basso? Secondo me il problema di fondo è la crisi della politica, cioè a un pieno del Novecento si è sostituito un vuoto clamoroso, cioè da questo punto di vista io parlerei addirittura di fine della politica, nel senso che quella grande mediana che separava sinistra e destra e attorno a questa costruiva progetti di governo antitetici ma dialettici è crollata lasciando un vuoto clamoroso in termini di offerta politica, ma dall'altro chi è rimasto su quelle poltrone ha un atteggiamento di non comprensione della società, delle nuove forme dell'organizzarsi nella società, per la società, e tende a interpretare questa non capacità di capire nella forma più stupida, ovvero chiudere la parola e la bocca a queste realtà. E anche tu da un certo punto di vista vieni da una storia di dissenso, diciamo, il tuo battesimo di fuoco politico che poi ti porta al Parlamento Europeo viene con un dissenso interno al Partito Democratico, la campagna Occupy PD. Il passo successivo è stato di lasciare il partito e andare con Pippo Civati, con Possibile. Quindi come ti relazioni un po' a questa crisi della politica di cui parlava Gianmarco? Questo è proprio il punto centrale. Chi come me aveva occupato contro le larghe intese non ha potuto che andarsene nel momento in cui sono le larghe intese a occupare il Partito Democratico. È verissimo, c'è una grande confusione, questo ha provocato un restringimento, no? Dell'area. La maggioranza oggi, come diceva bene Gianmarco, la maggioranza oggi non si sente rappresentata. Noi parliamo in una città in cui alle ultime regionali, una città con questa storia, con questo tipo di tessuto sociale, ha votato il 40% degli aventi diritto. 37 a livello regionale, in città il 39, quindi siamo lì. Ecco, questo è stato definito un dato secondario dell'attuale Premier. Io già allora mi diedi fuoco davanti a questa dichiarazione, perché vuol dire non avere proprio la percezione della realtà. È una politica che ormai si parla e si confronta soltanto nel palazzo, con nessuna capacità né di interpretare queste nuove spinte che si muovono nella società, né con interesse a farlo, perché la risposta è: a noi interessa vincere. Quindi a noi interessa, di coloro che ancora vanno a votare, avere la maggioranza. Ecco, davanti a questo è evidente cosa succede, che si dà un divieto di dimora a chi ha sempre combattuto per il diritto della casa, per un diritto sacrosanto alla casa, e al contempo non ci si rende conto che queste realtà stanno sopperendo a delle mancanze gravi da parte del governo e delle amministrazioni locali. Il barlume di ottimismo che ci può essere concesso è anche questo: se da un lato c'è questo Moloch destra-sinistra che criminalizza, che chiude spazi all'alternativa, che rappresenta un partito unico, prima ancora che un pensiero unico, dall'altro lato vediamo invece uno straordinario attivismo proprio della cittadinanza e delle forze sociali a livello europeo. La Spagna è l'esempio più chiaro, ma non è l'unico esempio, dove non è solamente Podemos, ma sono i tanti comitati di cittadinanza che a Barcellona, che a Madrid, che a Saragossa, che a Cadiz sono riusciti a riprendersi le città, che manifestano una nuova soggettività auto-organizzata, una nuova cittadinanza attiva, potremmo dire, che è un tema su cui so ti sei speso parecchio, Stefano. Io rilevo il fenomeno dell'impotenza del potere, cioè non c'è nulla in questo momento che il potere, costretto a promesse a cui fanno d'altra parte riscontro la delusione perenne dei cittadini. La delusione disattiva vuol dire disincanto e rifiuto, non tanto dei delegati ma della delega, perché quando una regione vota il 37% che votavano davanti a questa vuol dire non so che posso dire da nominare chi voglio, non mi cambierà nulla. E nello stesso tempo, questa è la mia ossessione, l'ideologia di una politica fondata sulla rappresentanza, che è nata 250 anni fa, società stratificate, rappresentabili, la società non essendo più rappresentabile, se invece diviene, diciamo, istigato dall'ideologia dominante mediatico-politica, che tu hai questa prestazione di scegliere il tuo rappresentante al meglio e poi hai finito il tuo compito, nella mia battuta pagare, votare, sperare, non si va avanti. Ora, le persone più sensibili e anche i movimenti più intelligenti dell'Europa reagiscono a questa impotenza.
naturalmente reagiscono all'interno della loro forza, che è ancora molto limitata, perché ciò che domina, diciamo, l'ideologia generale è che il cittadino deve essere accontentato, il cittadino cliente, il cittadino consumatore. Tra noi c'è l'offerta politica, che è un linguaggio da supermercato: ti faccio la mia offerta politica. Non la voglio fare lunga. O si cambia questo paradigma e bisogna contattare i cittadini per dire, come dire, voi potete, podemos, ma ancora di più, voi potete. È quello che si può, la potenza non è misurabile a priori, si esercita. Io non lo so quanto salto in alto se non prova a saltare, io non so quanto può la cittadinanza se non viene messa in condizioni di esprimersi. Il presentarsi, poi ho finito, il presentarsi vuol dire proprio cosa posso. Rilevo banalissimamente che il paradigma di tutte le rivoluzioni, indipendentemente dal fatto che fossero sanguinose o meno, è cosa possiamo, non di che cosa abbiamo bisogno, a chi ci dobbiamo affidare. E dicevo, ai bisogni in qualche modo cerca di rispondere la società rappresentativa, che non funziona peraltro e non risponde neanche ai bisogni. Non si occupa della potenza del sociale, e tutti i segnali della potenza del sociale vengono visti non solo semplicemente illegali, ma come trasgredenti il modello della fiducia e della rappresentanza. Certo, però è vero che diciamo, no, che un paradigma, quello del Novecento, del secondo millennio, è finito e siamo in attesa del nuovo, no? Però è vero che secondo me questa cosa va celebrata con attenzione tra di noi, che però vi è una riscoperta generosa e molteplice del voto. In Italia e in Emilia è vero che c'è questo crollo della partecipazione, però se non siamo provinciali, cioè vincolati a guardare casa nostra solo da casa nostra, e guardiamo quello che accade in tutta Europa, cioè dalla Repubblica Ceca alla Spagna, dalla Grecia all'Inghilterra, ma anche alla Germania, che è un paese che citiamo troppo poco, in realtà vi è la ricomposizione di due tipi di approcci alla politica che sono state finora drammaticamente separati, cioè il fare rappresentativo e l'agire di movimento. Tradizionalmente questi mondi sono stati separati, tant'è che da una parte si banalizzava, diciamo, l'agire sociale in quanto alla fine della fiera non avrebbe portato il successo, ma, cioè, ovvero l'ingresso nel palazzo, e dall'altro canto i movimenti, storia a cui appartengo la mia, il mio contributo l'ho sempre speso lì, considerava il voto una variabile dipendente dei conflitti o qualche volta addirittura una cosa inutile. No, io... In realtà, se guardate, quello che sta avvenendo in questo momento, che vi è una gigantesca ripresa del terreno elettorale, cioè non vi è più una separazione tra movimenti, certo, sì, e istituzioni. Qual è la grande novità? Che dentro questa crisi del secondo millennio tra della politica, la politica finora ha risposto passando, ritornando al contrattualismo. Avete notato quanti offerenti politici si candidano sulla base di contratti, no? È una cosa, certo, che sta tornando potentemente dappertutto, a sinistra e a destra, no? I contratti agli elettori, no? E questo dà ragione perfettamente a Stefano. Ma dall'altro invece, e questa è una tendenza secondo me straordinaria che dobbiamo avere, di cui dobbiamo avere cura e portarla veramente all'attenzione della nostra discussione, è che si è rotto questo processo di separazione tra soggettività di movimento e organizzazione della rappresentanza. Certo. Perché? Perché tutti abbiamo capito che il problema non è rappresentare, ma governare in modo diverso. Sì. E allora agitare sempre il paradigma democratico, dove, per Dio, sono in attesa di proposte migliori, ma una testa un voto è radicalissima come proposta in questa maniera. E fa ridere che sia uno agli arresti domiciliari per la partecipazione ai movimenti sociali a dirlo. Invece è una straordinaria arma che va ripresa, proprio nella crisi della rappresentanza. Democrazia rivoluzionaria. Su questo sono pienamente d'accordo, anzi, pur avendo una storia molto diversa da quella, ad esempio, di Gianmarco, anche di attivismo di diverso, con una sensibilità e metodi diversi, devo dire che questo è un punto in comune forte, cioè in quale momento persone come me, che vogliono fare tutt'altro nella vita e saranno felici poi presto di tornare a farlo, si mettono in gioco nel momento in cui ci rendiamo conto che chi non si sente più rappresentato, soprattutto si parlava prima di offerta politica, un'offerta che si è ridotta, e si è ridotta perché c'è chi ha dimenticato che cosa dovrebbe rappresentare e chi dovrebbe rappresentare. In uno scenario come questo tu hai sostanzialmente la scelta di rimanere a casa, non andare più a votare e anzi lamentarti di una classe dirigente che è sempre un po' la stessa da 20 anni e che ha fatto una serie di ha messo in fila una serie di fallimenti uno dopo l'altro, e te ne stai fuori.
Però ti accorgi anche che in questo modo sei funzionale a chi quei palazzi continua ad occuparli anche senza di te e a prescindere da te, e continua a farla la politica anche a scapito tuo. Allora, a quel momento devi prendere atto del fatto che o ti metti in gioco di persona a cambiare le cose e a farlo con le persone con cui condividi visioni e percorso, oppure non puoi aspettarti che qualcun altro le cambi per te. E questo è anche il punto un po' del ragionamento. Sicuramente lo strumento del voto è fondamentale, anche perché la crisi di rappresentanza che è al centro della nostra discussione apre che è crisi anche dei corpi intermedi, attenzione, perché non riguarda solo i partiti, riguarda anche i sindacati, no? Per citarne un altro, sì, che sono spesso al centro del dibattito, apre la strada a un nuovo paradigma un po' pericoloso che si è imposto in questi anni, cioè quell'idea dell'uomo solo al comando, no? È un punto per me chiave, poi giustamente ci vogliamo bene, possiamo non è... sulla rappresentanza io voglio essere chiaro per quello che dico io, non è che quello che dico io è la verità. La crisi della rappresentanza si può interpretare in due modi, questa frase: che la rappresentanza non fa bene il suo mestiere, legata alla corruzione, all'incapacità, all'incompetenza, eccetera, o che la rappresentanza non è più sufficiente a fare bene il tuo mestiere di governante, o diciamo a essere adeguata ai bisogni, tendenze e potenza della società. Assolutamente. Essa sola. E quindi non è semplicemente, in qualche modo, come dicono i grillini, che se fossero tutti onesti il mondo andrebbe benissimo. E tutte le colpe... Cosa peraltro giusta, ovviamente. No. Se tutti fossero onesti il mondo andrebbe bene. No, che qualcuno di più sia onesto. Che non so neanche da che parte sta. Non so come farli diventare tutti onesti e poi dopo... Non è questo. O se fossero tutti competenti, che è un'altra follia. O la società si prende in mano il proprio destino al massimo livello di impegno, al massimo livello possibile di impegno, questo vuol dire potenza, il massimo possibile che tu non sai finché non lo misuri, per cui tutto quello che demotiva invece la potenza sociale, dai mille casi che abbiamo fatto prima, e dice ci penso io ragazzi, non è solo non democratico o antipatico, è impotente, la leadership è impotente. Ma allora io la battuta che ti faccio è, ma non è che la politica serve alla costituzione del popolo? Cioè nel processo di politicizzazione, ovvero innanzitutto nella costruzione del linguaggio nuovo della politica, sì, della buona novella, sì, come dicevamo, del nuovo popolo, essa vi sia, abbia un ruolo decisivo che abbiamo sempre paura in Italia di nominare, e cioè la costituzione di un popolo che non preesiste alla politica. Ma, scusa, e che non si definisce su base sociologica. No, questo lo dico perché, in Italia, nei mondi che abbiamo frequentato, vi è una dipendenza della politica dalla costituzione materiale di classe. Io invece penso che sia il momento di rovesciare questo dispositivo di interpretazione del ruolo che si dà alla politica. Cioè la politica, sì, serve alla costruzione di una novella che costituisce un nuovo popolo. Questo, no, è un riferimento, abbiamo fatto una chiacchierata l'altro giorno, gli citava una bellissima frase di Gilles Deleuze, che dice che l'artista parla a un pubblico che non c'è ancora. Artista, vero, Carmelo Mirella ha interpretato a fine fondo che non c'è ancora. Rispetto al tuo discorso, si può fare questo discorso? La nuova politica parla a un popolo che non c'è ancora, esatto, che va formato. Questo è il punto. Il discorso radicarsi, vecchio linguaggio, no? Ho dato anche della Lega, radicarsi nel territorio. Proviamo a usare un'altra metafora dal punto di vista concettuale. Dissodiamo il territorio e mettiamo nuovi semi nei solchi del nuovo territorio, perché così come è costituita la società ideologizzata è quella roba lì che non ne vuole, che sono tutti disonesti, che sto a casa, che non mi interessa niente. Quindi un linguaggio nuovo non è semplicemente quello dell'offerta più qualificata, ma di dire questo il contrario di quello che si dice: vi dico qualche cosa per cui voi dovete diventare diversi. Dovete diventare diversi, dovete prendere parte effettiva al processo di costituzione della società e della comunità. Portiamo questa discussione sull'Italia, magari parlando di Ellie, con un po' di concretezza, perché queste dinamiche le abbiamo viste molto bene a livello europeo, le abbiamo viste senz'altro in Spagna, dove nel 2011 è stato un processo di politicizzazione fortissimo di individualità precarie, disoccupate, studenti che non si sono emarginate, non hanno visto, non si sono sentite colpevoli della propria condizione, sì, ma Podemos, si sono costruite, Podemos, si sono fatte popolo. Va molto oltre Podemos, cioè Podemos, ma soprattutto ci sono tante realtà cittadine, sì, tante assemblee di quartiere che vanno a formare poi la forza di popolo, appunto, in Spagna, ma anche, certo, anche in Grecia. L'ascesa di Syriza da partito di sinistra
assolutamente minoritaria al partito di maggioranza relativa, al partito di popolo, è la costruzione di un grandissimo popolo di sinistra in un paese dove non esisteva un popolo di sinistra radicale prima dell'avvento dell'esperienza di sinistra. Anche in Gran Bretagna, per certi versi, nelle poche settimane dell'elezione di Corbyn ci sono stati più nuovi iscritti al partito Labour che di quanti iscritti non abbia adesso il partito di destra di David Cameron. Quindi questa dinamica di costruzione di un popolo attraverso un movimento sociale che però non si imbarazza di negoziare le leve del potere e quindi di presentarsi anche ad appuntamenti elettorali. Noi in Italia veniamo da grandissimi movimenti che hanno costruito alle volte dei popoli. Pensiamo al movimento sull'acqua, pensiamo al referendum che ha portato 27 milioni di persone a votare. Però ogni volta, possiamo pensare all'onda, prima ancora degli studenti, però ogni volta c'è stata una certa timidezza di andare a negoziare il potere, di andare a mettersi in un marchingegno di rappresentanza o di autopresentazione, e quello che è uscito fuori in Italia da questi movimenti è il Movimento 5 Stelle. Non è uscito fuori una Syriza, non è uscito fuori un Podemos, non è uscito fuori un Corbyn. Quindi oggi, portando queste discussioni che stiamo avendo ora nell'attualità politica italiana dell'adesso, che cosa ci dice e che direzione strategica ci può dare questa cosa? Questo, guarda, è un punto secondo me molto interessante, siccome mi sollecitavi. Ovviamente c'è una sinistra in movimento e c'è una sinistra europea in movimento. Io ho la fortuna di averceli come, oltre che come compagni, come colleghi, molte delle persone che sono state protagoniste di queste vicende. Ero l'altro ieri sera a una festa di Siriza con cui ho potuto confrontarmi con altri compagni su quello che si sta muovendo. Ogni sinistra che si voglia mettere in piedi oggi, siccome ci sono molte discussioni in atto, anche un po', diciamo, ombelicali sul futuro della sinistra, io metto sempre un punto fondamentale: che siano sinistre declinate in una scala europea. Per porre un limite ai poteri nuovi, che non sono su base di mandato democratico come si diceva prima, che non sono scelti da nessuno e che sono spesso poteri che stanno veramente, e lo si vede anche a Bruxelles, facendo i giochi, servono piazze altrettanto forti, piazze europee, con il passaggio che dicevate voi, che vuol dire passare anche, ma non solo, attraverso le forme della rappresentanza. Ora il tema è, in Italia, mi dicevi, allora, voi avete citato anche il caso di Barcellona. In Italia, ecco, la vicenda è un po' diversa. I tentativi sono stati, io faccio sempre questo esempio, ci sono dei temi che dimostrano quanto la cittadinanza sia pronta a rispondere. I beni comuni. Su base nazionale, l'ultimo grande episodio di partecipazione democratica in questo paese è stato il referendum del 2011. 27 milioni di cittadini che vanno sostanzialmente anche lì a sancire un principio che riguarda i beni comuni. La prima ICE, iniziativa dei cittadini europei, che è un nuovo strumento dal Trattato di Lisbona, che permette, in teoria, per quanto blando, di, con almeno un milione di firme in almeno 7 paesi europei, di portare un'istanza sul tavolo della Commissione, è sull'acqua questo. A questo ci arrivo. È stata quella sull'acqua. Questo per dire, su alcuni temi c'è una possibilità di trovare queste convergenze, queste sinergie, anche a livello locale e a livello europeo. Dove siamo? Prendo sull'acqua, risultati zero, Sì, ho capito, perché c'è un problema, è quello il punto, quello che sto dicendo. Io sto andando a ragione a testa, ma nel momento in cui tu dici al referendum l'acqua è ancora, è per questo che io sono pienamente d'accordo con te, restiamo un po' sulle strategie, sono pienamente d'accordo con te sul fatto, cioè, che la rappresentanza futuro non è, no, di per sé sufficiente, già, ma non esaurisce, cioè, il problema è questo, cioè noi non dobbiamo rientrare, no, appunto, in Italia la cosa peggiore che possiamo fare in Italia è cercare di interpretare il presente con gli schemi del passato. Esempio: la gente si organizza su internet, io devo dargli voce. No, io devo essere parte della gente che si organizza su internet e propone delle campagne. Cioè, non vi può essere di nuovo uno schema di io parlo per, ma io sono in quanto parlo e in quanto faccio, e viceversa. Questo è il primo grande problema, per cui ogni è evidente che serve un nuovo progetto politico. Io cerco di non usare mai la parola sinistra in questo periodo per mia scelta personale. Io penso che il nuovo per l'Italia non possa nascere sommando il vecchio. Cioè, esatto. Io penso sia assolutamente decisivo che noi facciamo uno scarto e generazionale e metodologico con le offerte politiche preesistenti. Cioè, non può nascere il nuovo figliato dal vecchio in questo paese, e questo è giusto dirlo con la massima serenità. Vi è non solo una fortissima dialettica del basso contro l'alto, ma vi è anche una dialettica, lasciamotelo dire fino in fondo, tra vecchio e giovane. Questa è una cosa decisiva, cioè è tempo e ora che i nuovi della politica che verrà siano nuovi e non vecchi. Su questo, sul ragionamento italiano, che volevo arrivare proprio lì, il tema è, tu dicevi, in Italia non ha funzionato così, in Italia c'è
il Movimento 5 Stelle che in qualche senso ha anche anticipato delle movimenti che sono visti in altri paesi d'Europa, declinandole in modo molto diverso. Ma allora il tema cos'è? Perché a sinistra questa cosa non c'è stata? Io invece sono molto affezionata ancora alla parola sinistra e credo che vada invece capito cosa vuol dire nel 2015, così come va capito insieme in questo processo, ed è quello il punto anche che solleva possibile, cosa vuol dire partecipazione politica nel 2015, tenendo conto di tutto quello che ci stiamo dicendo a questo tavolo e tenendo conto del fatto che ci sono i tempi di vita delle persone che impediscono di ripensare alle forme di aggregazione e di organizzazione politica del passato e della stagione che abbiamo definito in questo tavolo, no, chiusa ormai, della politica del Novecento. Ma di fronte a tutto questo, i tentativi che sono stati fatti in passato a sinistra sono sempre sostanzialmente stati organizzati o in vista di un appuntamento elettorale o comunque come un tavolo di costituente della sinistra che mettesse insieme diversi pezzi e che accrocchiasse sostanzialmente pezzi di classe dirigente già esistente, questo poi calandolo sul basso. È lì che va ribaltato il ragionamento, cioè dopo il fallimento di esperienze di questo tipo il punto che cerchiamo di sollevare noi è come invece far veramente partire dal basso questo processo, no, verso un percorso unitario. E questo lo puoi fare soltanto se tu, anziché metterti al tavolo io, lui o altri soggetti della sinistra italiana, noi andiamo a vedere se le persone con cui noi lavoriamo su tutti i territori hanno già in comune una visione di questo paese da candidare in alternativa a questo governo che a tutti non piace, no? Allora cos'è che già ci unisce? Quali sono il tipo di proposte che possiamo portare? Questo è in aperto ascolto e, come dicevo prima, lo ribadisco, con le esperienze che si muovono nella società, mai volendole guidare, mai volendo, no, prendere quelli che si sentono su internet e organizzarli noi, ma cercando di entrare in quel dibattito e ovviamente di farne parte con metodo democratico. Questa è un'altra sfida. Però riuscite a darci un'idea di come le discussioni che abbiamo avuto oggi si vanno a riflettere su quello che è il percorso verso, ad esempio, le elezioni municipali qui a Bologna? È tutto molto presto, ma evitiamo che diventi troppo tardi, verrebbe da dire, no? Quindi è giusto, io credo, basta, io credo che la politica sia tale quando non diventa la battaglia delle idee, ma campi di possibilità, ed è evidente che a Bologna stanno maturando delle condizioni, ma direi in tanti municipi che affronteranno quelle che Renzi sta trasformando in elezioni di midterm, a tutti gli effetti. Sì, tutti gli effetti sono elezioni di midterm, la campagna amministrativa. Modo di depotenziare questi. Assolutamente. Quindi è evidente che è sbagliato avere un approccio, come dire, modellistico in ogni situazione. È evidente che la singolarità, il contesto storicamente determinato, l'antropologia di ogni città deve emergere fino in fondo. Proprio per questo, secondo me, la città in cui siamo in questo momento registrando la trasmissione sia assolutamente una città che offre delle condizioni per mettere a verifica nella società, non nella politica, ma nella società, la interrogarla fino in fondo, come diceva Stefano. Esiste una città migliore? Esiste un popolo che diviene? Se sì, come si manifesta è il ruolo dell'evangelista, lo dico in parola non cattolica ma inglese, il ruolo dell'evangelist, cioè colui che predica, la nuova, che predica, novella. Qual è? La cosa peggiore, e che non vedrà la mia partecipazione, è se questo dibattito viene verificato, ristretto all'interno della politica e non invece sconfinato liberamente dentro la società. Questo sarebbe un enorme errore metodologico e che ci riporta, ripeto, di nuovo a pensare al presente alla luce del passato. Invece dobbiamo pensare il futuro alla luce del presente. O il presente alla luce del futuro. Io sono ho meno dimestichezza con le parole evangelista e popolo del mio amico e compagno De Pieri. Ne userò però un'altra molto, che si sente molto spesso. Si è aperto uno spazio, questo sì, non per volontà nostra. Nostra, parlo di me, parlo di chi insomma viene accusato in questa fase, no, di dividere, di eccetera. Si è creato uno spazio da sé, cioè secondo me c'è un popolo in divenire, c'è già, il problema è andare a scovarlo, il problema è, secondo me, fare confluire su un percorso che metta insieme dei pezzi che sono anche molto diversi, non c'è bisogno che ci prendiamo in giro qua dentro, no, abbiamo storie diverse, ma come diceva Gianmarco, si sono create le condizioni per confrontarci tra di noi e vedere se c'è
una condivisione di una visione di questa città, cioè dove questa città può essere migliore di come è stata amministrata fino adesso. Secondo me c'è molto spazio in questo senso e lasciatevelo dire da chi negli ultimi due mesi è stato per strada a raccogliere delle firme che non avevano niente a che fare con Bologna, erano delle firme su dei referendum contro le riforme del governo, ma la gente che si fermava per strada, 5.000 firme in 20 giorni non sono una sciocchezza, è gente che secondo me si sta interrogando profondamente anche della propria quotidianità, di come si declina nella sua città e nei propri spazi. Allora è lì che noi secondo me dovremmo andare a fare un ragionamento, da chi viene da esperienze diverse, perché c'è molto in ballo, lo sappiamo, ci sono molti attori. La cosa positiva per me, e gli do grande valore, per questo io sono fiduciosa, è che ci stiamo parlando. Se riusciremo a non solo a parlarci, ma anche a interrogarci con queste persone, con questo popolo in divenire, e soprattutto a mettere in campo una proposta che sia credibile e concreta su questa città, sicuramente poi è un ragionamento che ha valenza, che va oltre le singole città che sono impegnate in questo ragionamento. Ma perché? Ma perché ha un respiro più ampio, veramente al respiro di creare. Perché noi ci siamo chiamati possibile? Perché c'è un'aria terrificante, asfittica, in cui si dice non c'è alternativa, le cose vanno fatte così. C'è invece sempre una possibilità, laddove ancora non c'è, sta a noi crearla, e io sono molto fiduciosa che su questa città riusciremo a farlo. Io devo chiudere qua questa discussione. Mi sembra che siano usciti fuori alcuni punti importanti anche per la strategia politica in Italia dei prossimi mesi. In particolare non dimentichiamoci mai che ciò che ci rappresenta Podemos non è semplicemente l'emergere di una leadership o l'emergere di un partito, ma un rapporto di rafforzamento reciproco fra visione elettorale, visione politica, visione di partito e movimenti sociali e movimenti di cittadinanza auto-organizzati, che si rafforzano a vicenda, si fanno fra virgolette quasi una concorrenza culturale. Se riusciamo a instaurare un meccanismo virtuoso di questo tipo anche in questo paese, forse riusciamo a smettere di essere quell'eccezione del Mediterraneo che siamo ancora tutt'oggi. Grazie mille e alla prossima. Y'all.